Ciao a tutti, siamo pronti per la fase finale? Finalmente dell'esperimento del progetto Radio Marconi. Vediamo un po'. Allora, vediamo come sono riuscito finalmente a portare a termine questo progetto, che ha visto alcune fasi notevolmente complicate da ricreare, soprattutto per due componenti che all'epoca di Marconi erano normalmente in commercio, anche se notevolmente costosi in quanto apparati di precisione. All'epoca anche un semplice campanello da porta era un apparato comunque sia di lusso, eh, che richiedeva l'intervento di artigiani notevolmente bravi ed aveva un costo elevato. Andava con tensioni notevolmente basse, quindi aveva un avvolgimento con tantissime spire, quindi un'impedenza elevata. Quegli oggetti oramai non, da noi non si usano più, i campanelli a pochi volt di alimentazione da tanti, tanti, tanti anni ormai. Quindi, eh, a meno che uno non ne trovi uno eh, rimediato da qualche parte, non, non è facile trovarli. Questo per quanto riguarda il decoesore, perché il decoesore era fatto proprio con un campanello, utilizzando il martelletto di un campanello, l'elettromagnete di un campanello. Si toglieva la campana fondamentalmente. L'altro componente che all'epoca di Marconi era normalmente rintracciabile sul commercio e, eh, sempre che ripetendo, notevolmente costoso perché era un apparato di precisione, era il, il, il relè telegrafico. Marconi vive all'epoca proprio del, 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 te, del telegrafo, nell'era del telegrafo, dove ormai era diventata una cosa mondiale, quindi i relè telegrafici che erano stati studiati e realizzati per ripetere i deboli segnali telegrafici dalla linea come propri, veri e propri ripetitori e quindi lui poteva comprarlo ripeto, era un oggetto costosissimo dovendo lavorare con tensioni debolissime, che erano quelle appunto rilevabili lungo la linea telegrafica purtroppo eh, comportava appunto un notevole lavoro e eh, L'avvolgimento dell'elettroclamita, che, che rende possibile il funzionamento a un relè telegrafico, ha un numero di spire notevolmente elevato ed utilizza un filo notevolmente sottile. Quindi è un uh, notevolmente complicato da realizzare. Ho già cosa, gli errori che ho fatto io eh, sono stati quelli di realizzare un campanello da solo. Ma questo avvolgimento, che adesso io butterò via, purtroppo ha un'impedenza troppo bassa, il che comporta una corrente troppo elevata che ha bruciato i contatti del relè galvanometrico con cui feci il primo esperimento di successo, che è durato pochi secondi. Quindi ho dovuto trovare un'altra strada, una per un altro relè telegrafico. E a questo punto la scelta è caduta su questo pezzo della mia collezione personale, che è un relè. Telegrafico Siemens polarizzato. Questo, la tensione per farlo funzionare deve avere un, la giusta polarità perché se no non funziona. Questo funziona con una tensione di un volto e mezzo. Quindi praticamente il relè telegrafico, l'avvolgimento, questa bobina qui è messa in serie al coesore e alla batteria da un volto e mezzo. In serie ci sono anche queste due, bolli, eh, due bobine che servono per il, il blocco della radiofrequenza, per aumentarne possibilmente la sensibilità. Queste in realtà le ho rimediate così, non so se poi saranno efficaci veramente. Funziona, che lo vedete. Quindi va, ed è senza antenna adesso, eh? senza antenna e senza terra. Da qui si attacca alla terra, da qui si attaccherà all'antenna. Dal lato sull'uscita l'uscita la, del relè, quindi i contatti, sono in serie con quel motorino che è stato messo sulla lamella del, del tapper, un martelletto, e in parallelo al motorino ho messo anche questo LED in maniera tale da poter vedere fisicamente il, il segnale. Bene, sul secondario, praticamente sul circuito scusate, del decoesore, è in serie una batteria da 4,5 volts. Le tensioni sono quelle consigliate da Guglielmo Marconi. Lui, per il circuito del coesore, utilizzava una batteria da 1,5 volt e circa da 4,5 volts per il circuito del decoesore. Decoesore che, appunto, lui faceva con un campanello che aveva in genere un'impedenza di circa 1000 ohm, e ne parla nel suo brevetto. Quindi molto semplicemente vi faccio vedere da più da vicino un po' se si riesce a vedere il, questo micro motorino, veramente microscopico. Poi c'è un video annesso a questo praticamente, dove faccio vedere gli esperimenti con questo motore e con il coesore nuovo. La, la rotazione della massa è veramente impercettibile, come è impercettibile anche il movimento del, del martelletto. Infatti ci aiuta l'esistenza di questo LED che ci fa vedere che funziona, funziona realmente. Sono molto soddisfatto di essere arrivato in fondo a questo esperimento i giusti fallimenti che sono importanti perché i fallimenti insegnano sarebbe troppo facile arrivare in fondo senza avere nemmeno un inciampo e ho fatto numerosi video e ho lasciato quelli con i fallimenti quando ho provato a costruire da solo i relleponi quando ho provato a costruire da solo il decoesore quando ho provato i rele galvanometrici che purtroppo di cui uno purtroppo l'ho bruciato e quindi i fallimenti fanno parte della sperimentazione, è importante farli, è importante condividerli. Quello che vorrei è che grazie a questo video anche altri ragazzi eh, possano ripetere questa esperienza e, e imparare qualcosa dal passato, cioè capire quello che noi oggi abbiamo, da dove viene e quello che è stato necessario fare. Vi ringrazio per la visione di questo video, al prossimo video. Continueremo con qualche altro esperimento con il tempo e andremo avanti. Grazie, e se vi è piaciuto questo video, vi prego di, di iscrivervi al canale, e magari anche mi piace, ok? Grazie, al prossimo esperimento.